Questa storia inizia un paio di anni fa, quando Carl, un ragazzo tedesco, decise di salire in soffitta per andare a cercare qualche vecchio videogioco che apparteneva a suo padre, purtroppo deceduto qualche anno prima, per venderli al mercato dell'usato e ricavarci qualche soldo. Mentre rovistava fra i vecchi floppy, trovò un dischetto che catturò la sua attenzione. Il titolo del dischetto era SuicideMouse.exe, scritto in nero. Si sentiva molto attratto a provarlo, come se una strana forza lo spingesse a giocarci. Così prese con sé il dischetto e lo infilò nel computer. Nel floppy c'era un solo file, il cui nome era suicidemouse.exe. Una volta avviato il gioco, Carl si trovò ad impersonare Mickey Mouse, la famosa star dei cartoni animati della Walt Disney. Carl notò però che Mickey, invece di essere scherzoso e allegro come in molti cartoni, qui era curvo e dava la sensazione che fosse triste e disperato. La musica del gioco era composta da un insieme di suoni che non seguivano nessuno schema logico, e stavano cominciando a far venire a Carl un gran mal di testa. Lui decise di continuare comunque e proseguendo notò che il topo non poteva fare altro che andare in alcuni luoghi dove c'erano solo delle stanze e una volta che si trovava all'interno appariva un volto che lo esortava ad andarsene oppure sarebbe morto. Carl non immaginava che questa frase, oltre che al topo, fosse indirizzata anche a lui. Dopo vari tentativi per completare il livello, si rese conto che poteva interagire con una gru, ma una volta premuto il tasto successe una cosa raccapricciante. La gru con il suo gancio afferrò la testa di Mickey, lo sollevò in aria e dopo poco il corpo di Mickey si staccò dalla testa ed esplose. In seguito comparve una scritta che diceva "You died", che significa sei morto, mentre si udivano in sottofondo delle diaboliche risate. A questo punto il gioco si bloccò e Carl dovette riavviare il computer. Quando fu di nuovo nella cartella del videogioco, si accorse che un nuovo file era stato aggiunto, di cui il titolo era un triangolo. Nel documento c'era scritto solo: "Esci, salva te stesso". Lui lo prese però come uno scherzo e fece ripartire Suicide Mouse. Non sembrava che fosse cambiato niente. I luoghi erano gli stessi, tranne per un piccolo particolare. A fine del percorso era comparsa un'enorme voragine con cui potevi interagire. Carl premette di nuovo il pulsante e Mickey cominciò a scendere in questo buco. Finita la discesa si ritrovò in uno strano luogo che sembrava essere l'inferno, con fiamme in giro per lo scenario. Il livello consisteva solo nel saltare ed evitare le fiamme o i burroni che capitavano a tiro. Solo che dopo un certo periodo di tempo cominciavano ad apparire immagini sullo schermo che duravano un solo frame. E fu qui che il ragazzo impallidì. Tra una di quelle immagini Carl era sicuro di aver riconosciuto il volto di suo padre che anni prima si suicidò, impiccandosi in camera da letto. Non si scoprì mai perché si fosse impiccato. Il lavoro andava bene, così come la famiglia. Si suicidò di punto in bianco, senza lasciare nemmeno un messaggio. Il ragazzo stava cominciando a sudare, e il livello come quello di prima non offriva altra via che quella di gettarsi in un altro burrone. Così Mickey riprese a scendere ancora più in basso fino a fermarsi in un punto morto dove non si poteva uscire in alcun modo. Passarono pochi secondi e un'ombra uguale alla sagoma di Mickey cominciò ad apparire. Prima solo una volta. Ma dopo poco aumentò la frequenza, fino a diventare sempre più veloce. E quando raggiunse Mickey, si sentì un grido terrificante ed il povero topo esplose lasciando sangue e brandelli ovunque. Le risate diaboliche ricominciarono, insieme allo sfondo con la scritta "You died". Il gioco si bloccò nuovamente e stavolta nella cartella di gioco apparve un nuovo file in cui c'era scritto "Sono morto, tu sei il prossimo". Dopo quel giorno nessuno ebbe più notizie di Carl, non rispondeva né al telefono né al campanello. Fu allora che il suo migliore amico, Hans, preoccupato, decise di indagare e dopo essere riuscito ad entrare in casa sua, si ritrovò di fronte a una cosa che non avrebbe mai immaginato. Carl si era impiccato. Era la stessa stanza in cui suo padre fece il terribile gesto. Ai suoi piedi c'era un foglio, Hans lo raccolse e vi lesse questo: "Sono morto, tu sei il prossimo". Dopo pochi giorni, preoccupato, l'amico scrisse su internet questa storia. Temeva che sarebbe morto anche lui. Purtroppo scrisse solo quel messaggio e ora anche di lui non si sa più niente. Vi riporto solo l'ultima parte del suo messaggio.
lo sento ridere di me in continuazione. Di notte non riesco a dormire. Mi segue sempre. Non ce la faccio più, vi prego, aiutatemi. Ora il vero gioco di Suicide Mouse non si sa che fine abbia fatto, ma se doveste entrarne in possesso, vi prego distruggetelo subito e non apritelo mai, oppure